Da Fortino della Camorra a palestra per minori disagiati, in cui bambini e ragazzi possono fare sport seguiti da operatori della Polizia di Stato che faranno loro da tutor e che ne seguiranno il percorso formativo. È stato consegnato questa mattina all'Associazione Circolo Operatori Polizia di Stato l'immobile confiscato alla Camorra, sito alla via Mantonè nei pressi di Piazza Carlo III a Napoli. Tre piani per un totale di 360 metri quadrati convertiti in una palestra funzionale dal Consorzio Sole, ente di cui la città metropolitana di Napoli è capofila. Il progetto dell'associazione, che si è aggiudicata al termine di una selezione curata dall'ente consortile l'affidamento del bene, dal titolo allo sport come metafora della società civile, ha come obiettivo quello di offrire all'interno di una struttura permanente che possa diventare punto di riferimento sul territorio attività formative, sportive e ricreative che siano di sostegno alla vita quotidiana, con momenti di interazione tra forze di polizia e cittadini, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni. A consegnare il bene questa mattina il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, il questore di Napoli Guido Marino ed il coordinatore dell'area legalità della città metropolitana di Napoli Lucia Area. Con la dottoressa Area, il direttore del Consorzio Sole, che cosa ha fatto il Consorzio Sole per far sì che questo bene ritornasse alla comunità? Beh, intanto questo bene, dopo numerose peripezie, è stato affidato al Circolo degli Operatori della Polizia di Stato ed è stato anche riconvertito, quindi riutilizzato, sono stati effettuati i lavori e come dire, i poliziotti, quindi quelli che la gente comune vede come nemici, oggi invece si avvicinano molto al territorio e per come dire, fare da tutoraggio ai bambini che in questo territorio possono diventare terreno fertile per la camorra. Quindi cosa fanno? Attraggono questi bambini con il centro sportivo per insegnargli lo sport e al tempo stesso li tolgono dalle mani della malavita, proprio quelle figure che loro vedono come i loro nemici. Per questo lavoro l'associazione sta avvicinando le parrocchie, le associazioni, i servizi sociali per poter consentire il numero massimo di bambini da utilizzare, anche perché il centro, il bene confiscato è molto grande, si presta bene anche per un numero elevato di bambini. Quindi, come dire, colpo inferto alla camorra stamattina con un riutilizzo sociale del bene confiscato. Un bene che dalla camorra passa alla società civile, una società civile che sicuramente in questo territorio non si aspettava un simbolo così forte che dalle mani della camorra passa nelle mani dello Stato. Il Consorzio Sole si è occupato dei lavori, della manutenzione, progetto? Il Consorzio Sole si è occupato un po' di tutto, come sempre, diciamo, noi lo abbiamo avuto dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, era diroccato, era semi-occupato, perché anche questo c'era, e abbiamo appunto piano piano eliminato i vari gravami, abbiamo poi con l'associazione del circolo dei poliziotti l'abbiamo ristrutturato, abbiamo contribuito anche economicamente alla ristrutturazione, non soltanto alla progettazione eccetera, quindi siamo stati accanto a loro dalla A alla Z e ancora dobbiamo continuare a stare, perché naturalmente questi sono quelle situazioni in cui la interistituzionalità, l'insieme delle amministrazioni sono il punto di forza sui territori. Il questore di Napoli, oggi un altro colpo che lo Stato dà alla criminalità organizzata. Ma io preferisco definirlo un altro pezzo di normalità che viene ripristinato, come è normale che sia, come è giusto che sia. Cioè, prima probabilmente questo luogo era fuori posto, adesso torna al suo posto, per cui io non lo caricherei di significati, altrimenti perdiamo il senso della normalità, perdiamo il senso dell'ordinarietà. Siccome di questi segnali, grazie a Dio, ne abbiamo sempre di più, per carità, la strada è ancora lunga, ma non ci dimentichiamo una volta tanto la strada che abbiamo già percorso. Siccome siamo in grado di percorrerla questa strada, e allora c'è soltanto da essere ottimisti e da rimboccarsi le maniche, naturalmente. Questo è anche un buon esempio di sinergia tra le istituzioni. E anche questo non è un dato inedito, è l'ennesima conferma che la strada non può che essere questa. Non può che essere questa, o si parla tutti la stessa lingua o non andiamo da nessuna parte. E viva Dio, a Napoli è così oggi, era così ieri e sarà così domani e sarà così sempre. Quindi le istituzioni insieme sono più forti della camorra? Ma indiscutibilmente, forse c'è qualche idiota che,
che se ne dimentica le legnate che ha preso la camorra. Probabilmente è utile anche ricordarsi le legnate che ha perso, che ha preso lo Stato in termini di vite umane sacrificate, però insomma i passi avanti non ce li dobbiamo dimenticare, e non ci dobbiamo neanche dimenticare che ancora la strada è lunga, è difficile, richiede impegno, ma richiede anche entusiasmo. Grazie. Sindaco, oggi lo Stato vince sulla camorra. Sì, è importante, adesso anche come sindaco della città metropolitana ho dato un forte impulso perché si restituissero sempre di più alla città i beni sottratti alla camorra e destinati alla fruizione delle comunità, dei quartieri, dei ragazzi, delle persone che vivono situazioni di difficoltà e di disagio, qui una bella cooperazione tra città metropolitana e Polizia di Stato. In un quartiere tra l'altro diciamo, presenta comunque qualche difficoltà. Eh beh sì, Napoli presenta difficoltà ovunque, qui stiamo nel cuore di una parte strategica di Napoli per la riscossa culturale e abbiamo voluto fortemente appunto aprire questo presidio alla comunità, sottrarlo alla camorra, all'occupazione prepotente e aprirlo invece ai cittadini.